Le indagini sulla strage avvenuta ad Istanbul il 1 gennaio all'interno di un nightclub fornisce un clamoroso colpo di scena inaspettato. Infatti, nella giornata di martedì pomeriggio, il presunto attentatore, un 28enne ghirghiso, ha smentito la possibilità di essere stato lui ad uccidere le 39 persone all'interno del nightclub. Lo ha detto lo stesso interessato in un'intervista ad una agenzia ghirghisa. La TV di Stato turca per tutta la giornata di martedì aveva diffuso il suo identikit, ma vedendo le foto del ghirghiso e del killer che ha sparato non sono certamente somigliabili. L'uomo sostiene di essere stato scambiato per l'attentatore, ma per una somiglianza di poco. Infatti, secondo l'agenzia ghirghisa, sarebbe stato in Turchia per affari tra il 28 ed il 30 dicembre. Intanto la moglie del presunto autore della strage di Istanbul era stata arrestata e aveva messo in evidenza di non sapere delle ipotesi che il marito fosse convertito al sistema jihadista dell'ISIS e che la notizia dell'attentato l'ha appresa dalla televisione. Mimmo Siena, Speciale News.